Salve e bentornati su GameHug! Vediamo, siamo scappati dall'ospedale e ci siamo ritrovati qui. Cosa ci sarà mai? Sono proprio curioso e anche un po' spaventato perché tutto quello che abbiamo visto finora era abbastanza inquietante. Ok, ci sono ancora i manichini, diciamo così, con le protesi e fatti anche di carne, ricordiamolo. Forse è ancora una stanza dell'ospedale. Sì, penso di sì, con la sedia a rotelle lì sicuramente sì. Però ecco che adesso usciamo. Perfetto. Aiutami. Ok. Perfetto. Poi si può andare di qui. Piove a dirotto. Chiedo scusa per tutti questi tagli, ma sto cercando di esplorare il più possibile. Solo che poi quando esploro e non c'è niente, è inutile che ve lo metto, perché sennò peggioro solo la situazione. Allora, vediamo un po'. Qua ci sono i vestiti di un uomo. Io sono molto curioso per lo smilzo, chissà quando lo incontreremo. Ma questi sono cadaveri che vengono buttati a terra? Sì, decisamente sì. Decisamente cadaveri. Questa musica un po' strana. Qua ci sta uno morto. Aia. Tremendo. Oggi mi casca di continuo. Vabbè. Allora, ok. Questo è ancora vivo. E io me ne vado. Me ne vado. Dove è andato? Pensavo venisse da me. Ok. No, è andato avanti. Probabilmente ha aperto la porta. Vediamo se qua si può buttare giù questo qui. No. Magari c'era un collezionabile sotto, ma no, non è così. Allora, ha sbattuto la testa nel televisore, che però penso non sia una cosa stupida. Non penso tipo che era cretino, non ha visto dove andava, ha sbattuto la testa nel televisore. Secondo me era richiamato anche lui come siamo richiamati noi dal televisore, no? Che cerca di portarci verso le fauci o chissà dove. E quindi ha sbattuto la testa nel televisore per cercare di entrarci dentro, ma purtroppo no, non ci è riuscito ed è morto. Credo così. Questa sembra la casa di una famiglia felice, diciamo così. Anche se tutti mostri, diciamo. Questa mi sembra la maestra, sinceramente. Però non so se è realmente lei. E questi saranno i figli, diciamo. Boh, non so. Non credo che si vedrà mai più la maestra. Quindi forse nemmeno nella foto era lei, non so. Vai, ok. Oh mamma. Andiamo piano. Andiamo piano, piano, piano. Che paura, ragazzi, che paura. Ma questi sono condomini, sono case normali. Tutti ipnotizzati dalla TV. Questa musica, fatemi sapere se è una musica particolare o se è solo una musica tanto per. Ah, qua c'è proprio tutte le pareti con la carta da parati che è stata strappata, si è rovinata. Beh, anche a furia della pioggia sicuramente. Vai, fammi salire. Ok. La TV pure nella vasca? No, per favore. Credo sia la TV. Sì, c'è anche il filo. No, sono proprio drogati dalla TV, diciamo così, cioè proprio qualcosa che li cattura molto male.
Apriamo. Ah, sale, io pensavo scendesse. Va bene. E adesso come lo apriamo però? Ok. Bisognava fare così, credo. Quindi ci separiamo da Six. Ok, vai. E adesso dobbiamo trovare una chiave. Ok, perfetto. Da notare anche il rumore che fanno i passi sull'acqua, che veramente sono fatti benissimo. Veramente un applauso perché l'hanno fatto magnifico questo gioco. Adesso saliamo in ascensore, cambia qualcosa? Ok, credo di dover portare giù l'ascensore, poi premere, cioè tirare quella leva, e a quel punto salire sull'ascensore. Vediamo se è vero. Ok, qua saltiamo. Vai. E qua in teoria dovrebbe risalire l'ascensore quando lo chiamiamo così. Infatti. Vai, sali. Ok. Perfetto. Bene, bene così. Vabbè, i comignoli ci stanno perché... Ah, quella è la torre, oh, perfetto, finalmente la incrociamo. Ma chissà quanto ci manca ancora, pensare che io ho giocato quasi 5 ore a questo gioco, un po' più di 4 ore e mezza, quando in 6 ore, forse 7, avevo finito sia il primo che il DLC, quindi questo dura un bel po' di più. Ok, abbiamo preso un altro di questi bambini glitchati, perfetto. E qua ci sono dei topolini che vengono tenuti chiusi. Mi sembrano topi. O pipistrelli forse. No, no, pipistrelli. Pipistrelli. Però poveri. Cioè, mi dispiace. Bene. Ok. Si sale così, perfetto. Qua ci deve aiutare Six. Ok.
Vai. Vai. E adesso? Ah, devo fare il salto così. Vai. Oh, ok. Diciamo un po' più tranquilla questa puntata, però comunque la tensione uno la sente, secondo me quella rimane. Sono stati talmente tanto bravi a metterla normalmente che poi anche solo con degli sfondi riescono a mantenerla. Non so se mi sono spiegato. Bene, direi che possiamo entrare qui e chiudere la puntata. Vediamo un po' se ci fa entrare Six. No, dobbiamo entrare da soli allora, senza l'aiuto di Six. Ok. Perfetto, si è salvato e chiedo scusa come al solito per le puntate brevi, però mi sembra che vi piacciono di più così. Quindi appunto le lascio un po' brevi così ve le godete meglio. Noi ci vediamo venerdì con un altro video e mille mille likes a tutti!